Botta e risposta Fall Edition. Non il podcast che ci meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno. Mini puntate dedicate al mondo della nazionale maggiore e di suoi target, con chi? Con alcuni dei principali CTNT attualmente in carica. Una sola domanda, molteplici punti di vista. Ruolo per ruolo, indicaci i target e le tue specialità preferite. E ora, via col podcast e parola ai CT. Trigro! Salve, io sono Trigrotro e prima di cominciare a vedere quali sono i target ottimali dal mio punto di vista faccio due brevissime premesse. Prima, io non mi occupo di scouting in questo momento, ma mi occupo di preparare le partite, quindi so che tipo di giocatori io vorrei avere in rosa quando si prepara una partita di NT. E secondo, qua darò dei target ovviamente ottimali. Quindi sono i giocatori che si aspetta avere a disposizione se si allena l'Italia o un top team. Chiaro che in una piccola nazione che ha magari 100 squadre attive, questi restano target teorici, ma in molti giocatori bisognerà accontentarsi anche di qualcosina di meno. Ok, detto ciò, partiamo dai portieri. I portieri sono semplici, parate 20-21, difesa 15-16 e calci piazzati dal 20 in su. Fino ad oggi l'unica specialità che aveva un impatto in campo era imprevedibile e sono fatte delle modifiche per dare delle caratteristiche ai portieri anche con altre specialità. Io penso che comunque imprevedibile resti la specialità nettamente migliore. Passiamo ai terzini. Terzini si parte da una base di 17 difesa, 17 cross, 9 passaggi, 9 regia. Arrivato a questo livello, dal mio punto di vista, qualunque skill si va ad allenare va bene, insomma. Poi, sui terzini spesso si costruiscono i tiratori, ruolo di gran lunga dove ci sono la maggior parte dei tiratori. Io ho visto, in parte fatto uno studio un po' di tempo fa, da cui viene fuori a livello NT che i tiratori bisognerebbe portarli a 22 almeno, se non 23. Che è un po' di più di quello che si fa di solito. Di solito i tiratori si portano sul 20. Però da questo studio che ho fatto, portarli da 20 a 22 rinunciando a qualcosina su una delle altre skill dovrebbe essere vantaggioso. Specialità migliore, imprevedibile. Colpitore di testa va bene, perché comunque qualche colpitore di testa, almeno un paio secondo me, da qualche parte bisogna piazzarli. E in difesa vanno bene, perché comunque la probabilità di subire un tecnico contro colpo di testa che porti al gol se il colpitore di testa ha difesa alta è molto basso, quindi il rischio è piccolo. Poi c'è il discorso dei veloci. Qua c'è la teoria di Zorro, che è quella che i veloci dietro non servono, perché se io faccio in modo di avere più veloci dell'avversario da metà campo in su, l'evento veloce, se esce, probabilmente lo conquisto io, quindi non ho bisogno di difenderlo. Che è una teoria che ci sta, io penso però che non sempre sia garantito che si riesca a avere la supremazia nei veloci davanti, quindi se c'è qualche terzino veloce, chiamabile, comunque male non fa. Quindi diciamo imprevedibile la priorità, colpitori di testa veloci comunque utili. Passiamo ai difensori centrali. I difensori centrali secondo me è l'unico ruolo in cui ha senso avere una distinzione molto netta fra due tipologie diverse, cioè il DCO, il DCO offensivo, che è quello che userò quando gioco di possesso, nel 3-5-2 o nel 2-5-3 asimmetrico, che è un giocatore che ha un po' più di regia rispetto a difesa, quindi ad esempio 17 difesa, 18 regia, mentre i passaggi non me ne frega niente, perché comunque sarà un giocatore che non utilizzerò quando faccio contropiede. Specialità, anche qui, imprevedibile anche con passaggi basso comunque ha senso, perché avere tanti imprevedibili dietro ti porta comunque ad avere una più alta probabilità di vincere tu l'evento. Va bene anche colpitori di testa. Il veloce, come dici, serve meno, perché rispetto al terzino copre meno posizioni avversarie, quindi o direi o colpitori di testa o imprevedibile. Gli altri DC invece sono quelli che uso quando gioco contropiede, quindi questi hanno più difesa che regia
e un buon livello di passaggio. Quindi, per esempio, potremmo fare 18 difesa, 16 regia, passaggio minimo 9, ma anche 10-11 va bene, rinunciando magari a mezzo livello di regia. E questi stesso discorso, qua sicuramente la specialità migliore è imprevedibile, colpitore di testa non fa schifo. Poi passiamo al reparto di centrocampo, quindi cominciamo dalle ali, 18 regia, 18 cross, 9 difesa, 10 passaggi. Questa è l'ala tipica, secondo me è un'ala che va benissimo per giocare quando giochi di possesso, la piazzi verso il centro, va benissimo. Quando giochi contropiede, ad esempio nel 4-4-2 la schieri normal. Specialità, la migliore è sicuramente veloce. Poi va bene colpitore di testa, perché il solito discorso è un paio di colpitori di testa da qualche parte bisogna piazzarli. L'ala non può subire, ali e attaccanti non possono subire il tecnico contro colpo di testa, quindi come ala va bene. Imprevedibile. È meno buono secondo me, ma non lo considero uno schifo totale, come erano i cessi pedale una volta. Quindi per me un'ala imprevedibile comunque la considero come convocazione, anche se delle tre specialità è la meno buona. Centrocampisti centrali, qua ovviamente regia deve essere molto alta, deve essere almeno 19, ma anche 19 e mezzo se si riesce, va bene, comunque diciamo 19 visibile. Poi le skill secondarie tipicamente sono qualcosa intorno all'11 difesa, 13 passaggi, 8 attacco. Ovviamente difesa e passaggio si possono anche bilanciare in maniera un po' diversa, si può avere anche un 12-12 che difenderà un po' meglio, si può avere un 10-14 che attaccherà un po' meglio. Queste sono differenze minime che non hanno un'importanza troppo significativa. Specialità, a me piace molto l'imprevedibile per il centrocampista centrale. Colpitore di testa ci può stare, però con un attimo d'attenzione, che qua invece è un po' sensibile all'evento tecnico contro colpo di testa. Veloce pure va bene, il problema del veloce è che il veloce subisce gli eventi meteo negativi sia in caso di sole sia in caso di pioggia, e l'evento meteo negativo su un centrocampista fa molto male, soprattutto se stai giocando possesso contro possesso. Quindi magari un veloce in rosa me lo porterei, ma non di più, perché se sono in condizioni meteo negative non lo vorrei schierare. Passiamo all'attacco. In attacco bisogna fare una distinzione, gli attaccanti potenti, i cosiddetti sventrapaper, e tutti gli altri. Allora partiamo da tutti gli altri. Quindi per questi attacco 18 e le secondarie più o meno valgono tutte uguali, quindi passaggio, cross e regia le portiamo tutte intorno al 13. E abbiamo un attaccante perfetto. Specialità veloce sicuramente la migliore, colpo di testa imprevedibile, meno buoni di veloce, ma non fanno schifo. Il tecnico, che so che a qualcuno piaciucchia, a me non piace tanto, non dico che sia inutile, però la metto decisamente come quarta specialità. Gli attaccanti potenti hanno ovviamente la caratteristica di ribattere e che sono in questo momento il giocatore più forte che c'è su Hattrick. Prima o poi secondo me li bilanceranno, ma non credo a breve termine, passeranno ancora un bel po' di stagioni. Questi li costruiamo 18 in attacco, e poi, visto che serve regia per fare l'evento ribattuta delle tre secondarie, diamo un peso decisamente maggiore a regia, che porteremo a 15, volendo anche a 16, e passaggio e cross quello che si riesce, che probabilmente sarà qualcosa intorno al 10. Quindi diciamo 18 attacco, 15-16 regia, 10-10 cross passaggio. L'attaccante potente. Cosa rimane che non abbiamo ancora affrontato? E così quelli che io chiamo i ruoli inutili. Inutili nel senso che sono ruoli che secondo me se non ci sono te ne freghi, non è un grosso problema. Se ci sono possono venire utili, ma probabilmente verranno utili in una o due partite in tutto il mandato. Ecco. Quindi chi allena giocatori di questo tipo deve sapere che anche se fossero i migliori nel loro ruolo,
c'è un alto rischio che non giochino mai una partita ufficiale nella nazionale italiana. Allora, parliamo del mediano, del CC offensivo e del trequartista. Allora, il mediano ovviamente deve essere potente, per essere un mediano che può bloccare le azioni, e si costruisce più o meno come un DCO, magari sbilanciando ancora un po' di più verso regia, quindi non so, un 18 e mezzo regia, un 16 difesa, che può giocare anche da DCO, dove però la sua specialità diventa completamente inutile al di là dell'evento meteo, oppure appunto come mediano, dove può bloccare le azioni. Però se gioco di possesso, non credo userei mai un mediano. Forse ha senso usarlo in un 5-3-2 CA come centrocampista difensivo, appunto, da togliere se vai in svantaggio. Però è quel discorso che ho fatto un attimo fa. È utile così raramente che rischia di non vederla mai la nazionale. CC offensivo. Allora, a parte che qualunque CC può essere schierato offensivo, il classico CC con 19, 10 difesa, 14 passaggi, all'occorrenza si mette tranquillamente offensivo, non c'è nessun problema. Però in questo caso parliamo di un centrocampista proprio dalle spiccate caratteristiche offensive, quindi con un po' meno regia, intorno al 18-18 e mezzo, e qualcosa tipo 16 passaggi e 10 attacco, quindi un centrocampista che dà veramente tanto in attacco centrale. Anche questo, che diciamo che lo usi contro, quando pensi al 90% di giocare contro un contropiede. Però che vantaggio ti dà rispetto a un 19 14 8 schierare un 18 16 10? Talmente poco che forse non lo chiami manco se sei al 100% contro un CA. A meno che sei in finale, quindi non è più un problema di contare le slot. Trequartista. Il classico trequartista che ormai è sostanzialmente estinto. Quindi tecnico, qualcosa tipo 17 passaggi, 15 attacco, 15 regia, 8 cross. Questo è il classico trequartista che una volta, prima della riforma che ormai ha un bel po' di anni, era un giocatore più forte di altri che dovevi schierare sempre, spesso ne schieravi addirittura due assieme. Oggi è un giocatore secondo me abbastanza inutile. Può avere senso in un Ercanti, io con Ercanti intendo il 3-5-2 100% difensivo, che tende appunto a massimizzare difesa e possesso, lasciando un po' all'attacco quello che si riesce, che giochi quando pensi di giocare in possesso ma con meno centrocampo dell'avversario. Lì avere davanti un potente e un trequartista classico può essere anche una buona accoppiata. Perché comunque l'attacco comunque farebbe schifo comunque. Dai un po' più di apporto al centrocampo. Non è male, però di nuovo, soprattutto in una biga come l'Italia, quanto spesso ti serve un giocatore così? Quasi mai. Penso di aver detto tutto, siamo a 13 minuti, quindi sono stato sotto il quarto d'ora. Basta, ciuffo Gnubbo. E abbiamo vinto la Ryder Cup, ciao a tutti. Bonus! Aggiungo rapidamente una cosa che mi sono dimenticato, io non spenderei nemmeno un allenamento per una skill che non dà un contributo nelle valutazioni, quindi parliamo tipicamente di attacco nell'ala veloce. Se l'ala veloce nasce con 6 in attacco sono contento, se nasce con 3 sono meno contento, ma comunque ci si tiene quello che c'è alla nascita. Calci piazzati invece. Secondo me ha senso alzarli nei non tiratori, chiaramente, finché scattano con un singolo allenamento, quindi intorno al 7-8. Va bene portare tutti i non tiratori, poi basta. Ed eccoci arrivati alla fine della prima puntata del Botta e Risposta edizione Fall. Ringrazio molto Trigro per aver inaugurato questa rubrica del mondo delle nazionali maggiore. Vedo molto comunanze con tutti
tutto il Summer Edition di Target Under 21, soprattutto sulle specialità, le proporzioni dei target. Poi è interessante come, avendo più tempo, lato nazionale maggiore, ci sia più tempo magari di fare discorsi come alla fine ha detto Trigro sul calcio piazzati, sull'avere il tempo di fare una limata a fine ciclo durante magari il Reichsdammin a 30 anni, presumo, e portare più o meno tutta la squadra a 7-8 calci piazzati, quando per incidere sugli indiretti, sui calci piazzati indiretti, cosa che in Under 21 non si ha tempo. Poi un altro tema interessante, al netto di tutti i target, tutto quello che ha detto, che però non ripeto, vuole allenare e fare focus sulle skill primarie. Quindi l'esempio dell'ala veloce per me è importante perché anche ragionando io lato Under 21, per esempio, nella formazione di giocatori, ancora di più critica la formazione delle secondarie nell'Under 21 che sia meno tempo, ma se anche in NT si ha questa prospettiva, adesso vedremo anche gli altri coach che sentiremo nelle prossime settimane, ma comunque è un tema che viene citato spesso, allora è ancora più importante dall'accasamento iniziale uscito dall'Under 17, dall'Under 17 andare a allenare i giocatori e formare i giocatori. Facciamo un esempio pratico. Recente di questa settimana c'è un'ala, un attaccante ala bellissima. Facciamo finta che è un 6-7-6-6. E praticamente il tema era: questo qui è un attaccante. Sicuramente un attaccante, eh. Però può anche essere un'ala interessante che ha sia attacco che passaggi già formato per l'Under 21. E soprattutto il tema attacco è rilevante perché è veloce, ha già il 6 attacco. E se non si vuole perdere tempo sulla primaria, ci avrà tutto il tempo per formare il giocatore sulle primarie con 6 già formato e utile a libertà di inventiva che è assolutamente molto usata in Italia. Quindi questi sono temi interessanti. Poi ovviamente in fase di accasamento, diciamo che per me non sbagli mai, né che si diventi un giocatore del genere ala o attaccante. Considerate che questo giocatore è arrivato oggi a 17 milioni e non è stato ancora venduto. Quindi quando arriva a queste cifre, l'importante è che vada ad un allenatore proprietario che formi bene il giocatore, che lo alleni bene, con un buon allenatore, con la resistenza giusta e che formi questo giocatore per essere un prospetto della nazionale italiana, sia dell'Under 21 che della nazionale maggiore. Con questo io vi ringrazio, ce l'abbiamo fatta, siamo ripartiti per tutto questo autunno, ci divertiremo con tutto il mondo della nazionale maggiore. Ciao e alla prossima!